Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, ma non di tutto cuore. Amasia passò la storia come l'uomo che fece di ciò che è giusto agli occhi del Signore, ma non di tutto cuore. Si possono fare cose buone e in ultima analisi essere respinti da Dio. Il giovane re di Giuda, che aveva solo 25 anni quando cominciò a regnare, è un triste esempio delle persone che si sforzano di compiacere agli altri, ma tutto quello che fanno è vuoto, perché non nasce da un cuore convertito. Alcuni cristiani credono di dover vivere secondo le norme divine per essere salvati. Altri ammettono che non c'è nulla che possiamo fare per guadagnare o conquistare la salvezza. Perché tanta confusione sulla salvezza? Che cosa desidera veramente Dio? Che gli uomini facciano ciò che è giusto come semplice formula o che facciano ciò che è giusto con tutto il loro cuore? Portare una persona a vivere una vita di obbedienza esteriore è relativamente semplice, ma indurre una persona a una vita di vera obbedienza richiede amore, pazienza e tempo per insegnarle a fare ciò che è giusto con tutto il cuore. Se induciamo le persone a credere che saranno salvate semplicemente perché conducono una vita retta, contribuiremo in qualche modo a farle cadere nella stessa trappola vissuta da alcuni capi di Israele nella Bibbia, i quali facevano di tutto per avere un seguace, ma richiudevano il regno di Dio davanti a tante persone. La nostra salvezza è gratuita. Non c'è niente che possiamo fare per guadagnarla. Anche il solo accettarla è già un frutto dello Spirito Santo che opera in noi il volere e l'operare. E la sfida è mostrare come viviamo, agiamo e ci comportiamo dal momento che abbiamo accettato la salvezza di Gesù. Ma non dobbiamo mai presentare ciò come motivo della nostra salvezza. Amasia fece ciò che è giusto agli occhi di Dio, ma questo da solo non bastava. Egli fu respinto perché non agì con tutto il suo cuore. L'obbedienza in sé non ha merito salvifico. L'obbedienza ha un odore soave solo quando procede da un cuore salvato e che è grato a Dio. Rendiamo questa giornata un giorno di comunione e collaborazione con colui che è in grado di condurci lungo la strada della vera obbedienza. Che Dio ci benedica e buona giornata.